Un saluto a tutti e ben ritrovati The World 125 con un nuovo episodio della nostra serie su War Thunder. È uscito l'aggiornamento 1. Punto qualcosa, non mi ricordo l'1. Punto quale. Probabilmente lo scriverò nel titolo del video. Comunque la grossa novità sono i carri inglesi, come andiamo a vedere adesso. Sono stati rilasciati tutti, non ci sono solo più quelli premium, ma sono stati rilasciati in toto. Quindi possiamo giocare con We Have a Rather Splendid Cromwell, oppure abbiamo il Churchill, Sherman Flyfly, che è stata la genialata degli inglesi, è stata davvero un'opera d'ingegno degli inglesi. Prendi il carro prodotto in massa dagli Stati Uniti con un cannone di merda, mettici il miglior cannone inglese, e dang, eccoti qua, il Sherman Firefly. Un ottimo carro armato, uno dei miei preferiti anche degli alleati, forse il mio preferito dei carri, degli alleati. E poi cominciamo ad andare nei carri un po' più pesanti, quelli della post guerra mondiale, che personalmente non mi piacciono e non manco sbloccherò mai. Poi c'è il Crusader, ehi, questo è davvero fantastico, soprattutto in Man of War, ragazzi, con i britannici questo era davvero qualcosa di eccezionale veramente su Man of War Assault Squad 2. Anche sulla GSM era davvero qualcosa di eccezionale, sia contro la fanteria che contro i carri medi anche. Sua poteva distruggere un Panzer 4 messo in posizionato male, ed era davvero eccezionale. Ovviamente non aveva protezioni, però era davvero un cannone eccezionale. E vabbè, comunque ci sono tutti, praticamente non manca nessuno. Anche i carri premium sono riportati esattamente qua nella lista dei carri sbloccabili. Manca solo il Black Prince. E nulla, giocherò un po' con i britannici perché i carri britannici mi piacciono parecchio. Dopo quelli tedeschi sono i miei preferiti. Adesso vorrei vedere se ho culo di trovare nel più breve tempo possibile, visto che devo andare a dare un esame dopo oggi pomeriggio. Io non sto studiando perché non ce la faccio sinceramente più. Voglio vedere se riesco a trovare una battaglia tipo o la Main o Tunisia, che sono le due mappe nuove che hanno introdotto. Sull'Africa Corps useremo infatti anche un set di carri armati abbastanza attinenti all'epoca, anche se fosse qualcosina più avanti. Probabilmente dovrei mettere il Panzer F2, F1, eccetera, eccetera. Comunque, andiamo all'attacco e vediamo se riusciamo a trovare una partita. Ok, purtroppo non siamo stati fortunati, ci è capitata la solita mappa di merda di Polonia, che mi fa letteralmente cagare, però la giocherei comunque. Adesso ci sono britannici e americani contro russi e tedeschi. Molotov-Ribbentrop Pact ancora in azione, quindi tutto come se non fosse scoppiata la seconda guerra mondiale, cioè come se non fosse stato tradito il patto di non aggressione. Addirittura i sovietici sono entrati ad aiutare i tedeschi. Attenzione, attenzione, attenzione. Comunque io andrei sulla sinistra con il mio Stug version G. Avevo un carro anche questo che mi fa impazzire come design, come linee di design, ma non come il Panzer 4. Il Panzer 4 resterà nel mio cuore per tutta la mia vita. Allora, vediamo se becchiamo qualcuno. No. There is a rather splendid Cromwell. Sono davvero curioso di vedere i carri britannici all'azione come si comportano. Soprattutto quelli iniziali, che non sono nulla di eccezionale, quindi vorrei vederli contro i pari livello britannici, tedeschi e sovietici. No, probabilmente vedremo spesso americani e inglesi contro sovietici, anche perché, considerando anche Operazione Unthinkable che Churchill aveva in mente, potrebbe essere davvero una cosa abbastanza... Oh, vediamo intanto. Di là spesso si trovano nemici cazzuti che hanno voglia di morire. Vedo nessuno. Eccolo lì, lo sapevo. Dai, toglimi il visuale, lo riesco a togliere. Riparami sto cazzo di cingolo. Non so dove ci stia colpendo, ma 32 secondi completamente... Ah, da là, figlio di Androcchia. Non ci sta distruggendo per il momento. Minchia, ci sta proprio sparando da un buchino minuscolo. Ok, per il momento non sta... Oh, qualcuno l'ha beccato però. Spostati. Dai, 10 secondi. Potrà ancora sparare una volta. E non ci ha colpito. Quindi via, via di qua, via. Bastardo, adesso tocca a noi. There is a rather splendid Cromwell. Non so se l'abbiamo già colpito, ma... Merda, ho mirato malissimo,
M10 mi sa che era quello. Sì, fanculo. Ovviamente mi stavo aggiustando, ho avuto la possibilità di tirare un tiro e non sono andato a buon segno. Avanziamo con lo scope attivo. Anche perché in caso di flank siamo completamente fregati. Ci ha salvato forse le minigonne, le nostre skirt. Attenzione sui fianchi, lì c'era un Calliope. Poi lì c'è un T-34 alleato, che non devo farmi prendere dalla foga di sparare il T-34. Lì c'è un altro T-34, T-34 in the Panzerfaustwaffe. Ok, siamo completamente esposti qua. Direi che il nemico è stato schiacciato, però non vedo nessuno. Allora, non so se abbiano fatto il giro tutti molto largo. Oh, mi dà come se ci fosse qualcuno allo loro spawn. Perché laggiù c'è il loro spawn. Eccolo là, bastava dirlo. There is a Sherman over there! Sherman Caput! Ma com'è possibile? Ho sparato le munizioni e non sono esplose! Ma che mafia! House Swedish mafia! Fanculo! Dai, gli ho sparato il cigolo, l'ha distrutto! Vergogna! Vergogna! Questa è una vera vergogna! Adesso è dietro la casa, non lo vedo. Io sono al loro spawn, quindi se spawna uno adesso mi fotte. Mi fotte proprio senza ripensamenti. Sì, vabbè, ci sta sparando qualcuno, sta sparando l'artiglieria, ma non abbiamo ancora ricevuto il messaggio. Ma come fai a non essere esploso quello scemo che gli ho sparato? Oh cazzo. Un altro Sherman selvatico, un altro colpo critico, non siamo per nulla fortunati. Non siamo per nulla fortunati con i colpi oggi. Assist, e naturalmente, naturalmente, assist. Naturalmente, non sia mai che qualcuno. Vediamo se riusciamo a individuare lo stronzone di prima. Eccolo lì. Caput! Stavolta non c'è speranza per il nostro nemico. Ok, ci avviciniamo al cap. Nascosti sull'altro in modo tale da non avere problemi. Oh, laggiù c'è uno. Sì, laggiù c'è un po' di gente a quanto vedo. C'è uno Sherman, vediamo il colpo della vita. Non va. Aia. Che manovra signori, che manovra. Non so chi ci abbia sparato, ma ho fatto una manovra con un cingolo solo. Là c'è un. C'è un antiaereo e le hanno già sparato, poverino. Manovra senza cingolo. Avvenuta. Adesso abbiamo 19 secondi d'attesa. I nuovi cingoli sono stati nostro punto debole in questa partita. Siamo terzi con una kill. Ma è possibile solo un assist? Ah sì, boh, mi sembra strano. Ah sì, perché il primo non l'abbiamo colpito. Pensavo due assist, invece non l'abbiamo colpito. Adesso facciamo una manovra tattica. Gli sbuchiamo dall'altra parte. Vediamo dov'è lo stronzone. Lassù. Mi sa che è un Churchill. Sì, Churchill netto. Churchill nettamente lassù, camperino. Ok, siamo riusciti a distruggere il cingolo. Non sa, non ci vede. Forse per una volta l'erba funziona. Bersaglio integro, purtroppo. Mettiamo le munizioni
APC Error, come ha detto la nostra vocina. Dovremmo riuscire a perforarlo abbastanza agilmente adesso, in teoria. Oddio, non lo so perché il Churchill... No, è inclinato il bastardo. Dobbiamo andarci frontali. Cioè frontali. Usciamo allo scoperto. Aia. Questo è stato un gesto orribile. E dai. Cazzo che spara, figlio di una mignotta. E un altro Churchill. Vabbè, diciamo che è stato proprio lui a ucciderci alla fine. Ci siamo girati, non ho capito chi ci abbia sparato. Il Churchill è fetente, perché può respingere qualsiasi colpo, essendo un carro pesantemente corazzato. Infatti, ecco, se sta qua e respinge tutti i nostri colpi. Allora, prendiamo il nostro... Prendiamo lo Stuga, per sicuramente più perforazione del nostro simpatico... È uguale, quindi Panzerwerfer no. Vabbè, prendiamo l'H, proviamo ad aggirarlo di nuovo. Prendiamo il nostro fedelissimo Panzer H. No, sono spawnato dalla parte sbagliata. È poco male, comunque stiamo vincendo. Mi perderò anche i punti del come si chiama. Oh, là c'è uno, mi sa. Ho visto un colpo andare verso quella direzione. Ci perderemo i punti della conquista. Vediamo se con il nostro fedelissimo Panzer 4H riusciamo a annientare il nemico. Siamo stati colpiti da questa zona e poi il Churchill... Oh! Qualcuno sta conquistando il B. Ho sentito uno sparo qua nelle vicinanze. Sì, ce n'è uno là sulla collina. Oh! Ah, però abbiamo vinto, GG, well played, siamo scesi in classifica a causa di quei bastardi che hanno conquistato il punto. Non tantissime kill quest'oggi, abbiamo visto qualche carro britannico all'azione, era lassù lo stronzo comunque. Era lassù lo stronzone dietro quella roccia. Comunque, buona vittoria e direi che ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto a tutti e alla prossima, ciao ciao!